Partiti il 6 ottobre a Benevento i percorsi serali storico-artistici con musica e degustazioni nell'ambito del format Campania by Night, visite guidate alla riscoperta del patrimonio artistico delle nostre città, si sono conclusi mercoledì sera 31 ottobre nella notte di ogni santi in occasione della giornata nazionale del trekking urbano. Le iniziative promosse dalla Regione Campania e realizzate dalla SCABEC in collaborazione con il MIBACT, la sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria di Benevento, con il comune e con il conservatorio Nicola Sala, hanno questa volta fatto tappa in uno dei siti più prestigiosi ed affascinanti del capoluogo Sannita, il Teatro Romano di Benevento. Dal 29 ottobre scorso, diretto da Ferdinando Creta, fino a pochi giorni prima, segretario amministrativo della Regia di Caserta, che ha assunto anche la direzione del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio. Ferdinando Creta, la direzione del Teatro Romano di Benevento dal 29 ottobre. I progetti, le proiezioni, ma soprattutto un impegno importantissimo per una struttura importante, per una città che ha bisogno anche di un rilancio culturale del suo patrimonio. Il Teatro Romano di Benevento, che rientra nell'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, è solamente da qualche 5-6 mesi che è rientrato nel circuito della rete museale regionale. Eh, e quindi a tutt'oggi eh, ancora non avevo un direttore che attraverso l'interpella dottoressa eh, Anna Imponente ha eh, affidato a me e insieme a quest'area um, quest archeologica mi ha affidato anche il museo archeologico eh, del Sagno Caudino di Montesarchio. Gli impegni sì sono... Um, Forti, eh, c'è necessità di lavorare eh, e secondo l'indirizzo che il dirigente imponente mi darà in rapporto a, alla mission che mi tocca, io eventualmente darò il meglio di me stesso, come ho sempre fatto. Siamo al di sotto di una chiesa, subito adiacente all'anfiteatro, e c'è una necessità, evidentemente, di eh, proseguire dei lavori che sono interrotti. Qual è la situazione ecco, statica, la situazione? degli interventi necessari per poter rendere operativa questa struttura. Ma l'intervento al di sotto della chiesa è un intervento che sta producendo la sua efficacia in questi anni, è partito da qualche anno e oggi cerchiamo di portarlo a conclusione. Eh, si sta lavorando alla progettazione di altri interventi eh, per la conservazione del teatro e per la valorizzazione del teatro. Eh, spero e come penso che sia possibile eh, che per il 2019 riusciamo anche a, a, a creare le condizioni il teatro, affinché il teatro sia utilizzabile eh, e che torni allo splendore di, di tanti anni fa quando eh, in questo teatro si sviluppava una delle più interessanti stagioni viviche che, che si facevano in Italia quindi diciamo che la promessa è quella comunque di eh, ritornare a quelle stagioni eh, in modo tale da renderlo fruibile da tutta la la da, da, dai sanniti in generale, non solo dai Beneventani e non no. solo ovviamente dai sanniti. Non so se la promessa è questa, so solamente che evidentemente il teatro deve tornare ad essere agibile e fruibile nella sua interezza, per cui eh, lavoreremo con l'indicazione del, della direzione della Musei, del Polo Museale, della Campania affinché questo sia possibile. Eh, Cercheremo la collaborazione di tutti, lo stiamo già facendo, la mission di un museo sul territorio è quello di rappresentare l'identità del territorio e di coinvolgere il territorio. Un luogo di cultura deve essere il luogo del territorio, il luogo di, di chi evidentemente insiste su quel territorio e lo deve vivere. Patrimonio archeologico, culturale in Campania da valorizzare. Lei si trova a Benevento che è una cittadina che probabilmente in questo senso è stata un po' trascurata. Un rilancio del turismo può partire proprio qui? Ci troviamo... Al Teatro Romano di Benevento. Beh, intanto, come dicevo, l'abbiamo appena acquisita al Polo Museale, quindi questo è l'ultimo dei gioielli che si allinea al Teatro di Santa Maria Capovetere e a quello di Teano. Quindi il nostro impegno è fare rete è arrivare da qui fino giù a Velia. e Certamente questo occupa un posto centrale perché ci dimostra come non esiste solo il passato Benevento ma esiste l'arte contemporanea, bisogna superare le diffidenze, unire. Questo teatro romano con l'ortus conclusus di Mimmo Paladino. è una bella sfida. Da pochi giorni il direttore Ferdinando Creta al Teatro Romano e al Museo Archeologico di Montesarchio. L'aiuto e la promessa che possiamo ricevere dalla, da un esponente di, di, di rilievo regionale per sostenere il rilancio di queste due strutture è straordinarie. E eh certo, l'impegno è grande perché gli altri si sono accorti forse prima di noi che per esempio Montesarchio custodisce un tesoro come il vaso di Asteas che ora è mostra alle scuderie del Quirinale a Roma. Quindi il nostro impegno è far conoscere anche nella, nel capoluogo di regione quello che offre il territorio, cioè portare Napoli in Campania e la Campania a Napoli. Secondo lei, che cosa manca al turismo per decollare in Campania con un patrimonio così immenso rispetto a tutto il territorio nazionale? Il fatto che si è puntato finora solo ai grandi attrattori, ma i grandi attrattori devono essere capaci di comprendere anche e aiutare i, i centri piccoli, quelli che ora chiamiamo periferia ma che una volta erano centro, più importante di quelli che ora chiamiamo centro. Andiamo. Chi siete voi? Eh, che volete? volete un fiorino. Presidente, allora la regione Campania, come lei più volte spesso ha sollecitato, deve ripartire da quella grande filiera che è il turismo, con la valorizzazione di un territorio pieno e ricco di un patrimonio straordinario. Ci troviamo al teatro romano di Benevento. Anche dal turismo, ovviamente. Abbiamo, credo, un'offerta turistica che è unica in Italia per completezza, per ricchezza. Abbiamo di tutto in Campania. Abbiamo il mare, abbiamo le isole, abbiamo le spiagge Abbiamo le montagne, abbiamo la pianura fertile, abbiamo la grande archeologia, abbiamo realtà religiose di valore mondiale. Quello che dobbiamo migliorare è l'organizzazione: l'organizzazione, la capacità di mettere tutto in rete e anche di sviluppare una grande campagna di comunicazione. Stiamo cercando di valorizzare alcune realtà che sono state marginali per decenni. Benevento è una di queste. L'arco Traiano, eh, questa realtà splendida al teatro romano, abbiamo riattivato un treno storico per Pietrelcina da Napoli e da Salerno, ha avuto un grandissimo successo, cioè stiamo cercando di tirare dentro un circuito regionale la realtà di Benevento, la realtà delle aree interne. Questa è una bella carta da giocare. Ovviamente dobbiamo unire a questo il lavoro. Il piano per il lavoro a cui stiamo puntando serve a frenare l'emorragia di giovani che se ne vanno dalla Campania, dalle aree interne in particolare, ma un po' da tutta la Campania. E stiamo lavorando con grande convinzione per dare una possibilità di lavoro a migliaia di ragazze e ragazzi dei nostri territori. E poi dobbiamo completare due cose, le infrastrutture della mobilità e la banda ultralarga che sono le precondizioni per avere anche un decollo di attività produttive. Devo dire sinceramente che guardiamo con fiducia al futuro, speriamo solo che le scelte del governo non ci facciano troppo male. Approfittando della presenza del direttore, neodirettore Ferdinando Creda del Museo Archeologico del Montesarchio e del Teatro Romano di Benevento, strappiamo una piccola promessa in più per il beneventano proprio in termini di concretezza, di aiuti e di diffusione di un territorio che forse è stato rispetto alle altre province un po' trascurato. Sì, credo che... Che faremo anche altro? Già questa giornata, per esempio la giornata nazionale del trekking urbano delle passeggiate urbane, Scabec, la società regionale di promozione culturale, ha dato una mano per realizzare questo evento anche a Benevento, per mobilitare Confindustria, eh, La Curia, gli operatori turistici anche privati, cioè cominciamo a dare respiro e a tirare dentro un circuito regionale anche a Benevento. Un po' alla volta dobbiamo recuperare decenni, eh, stiamo dando l'anima, ma, ma sono, sono fiducioso. Dal presidente di Confindustria, quali possono essere effettivamente gli obiettivi per un rilancio concreto del turismo attraverso questo straordinario patrimonio? Assolutamente positivo la, la venuta di De Luca stasera e insieme al direttore appena nominato, il dottor Crea Ferdinando, si è fatto subito un discorso di cosa si può fare qui sul territorio. Ovviamente, noi, come sezione, come industria per il turismo e il tempo libero, abbiamo fatto in modo insieme all'amministrazione comunale, a SCABEC e alla regione Campania di fare in modo che ci, possa, ci sia stata ecco, questa esperienza di Benevento by night non era assolutamente inclusa nelle edizioni precedenti, è preludio solo di un passaggio super, eh, futuro, quello dell'inserimento di Benevento nel circuito regionale dell'Art Card. E questo significa che Benevento, che fino adesso è stato escluso da questi circuiti, può integrarsi e iniziare a fare strategie di marketing condivise con le altre province. De Luca ha dato qualcosa di, di positivo in termini di suggerimento perché ha detto che Gemellaggio con il Teatro Verdi di Salerno piuttosto che la Regia di Caserta e San Carlo di Napoli possono fare in modo che alcune opere importanti, possano, liriche per esempio, o artistiche, possono essere anche qui veicolate su Benamento facendo opere di gemellaggio. Lui ovviamente è rimasto impressionato in modo positivo della struttura, della bellezza. La descrizione è toccata ovviamente ai tecnici e quindi al dottor Creda Ferdinando, il quale ha saputo ampiamente e saggiamente descrivere cosa si può fare e cosa è stato fatto qui in passato. È stato promesso anche da Ferdinando Creda di presentare un po' qualche esperienza di, di opere fatte qui a Benevento, e sono convinto che oggi sta partendo un vero discorso di sviluppo turistico, artistico e culturale qui a Benevento. La nomina del dottor Creda Ferdinando, la venuta di De Luca e ho visto anche poc'anzi il direttore regionale dell'ente museale Campania, la dottoressa Imponente, sono anelli che vanno a chiudersi e incastrarsi tra di loro e far sì che tutto parte in modo positivo sotto questo aspetto. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, poi stimolato sulla questione politica nazionale, non si è sottratto ad inviare bordate al suo partito, il PD, e al governo in carica. Una battuta me la lascia che non c'entra nulla con l'archeologia e col patrimonio culturale. E perché la vuole fare? Perché Siamo è interessante e perché lei sicuramente mi risponderà a tono. Dimissioni di Martina dalla segreteria del PD. Qual è la sua proiezione, la sua prospettiva? Che cosa pensa che il Partito Democratico possa concretamente realizzare? C'è una ripartenza? Crede a queste candidature? O secondo lei c'è qualcos'altro di importante da innescare? Mi pare evidente che dopo un colpo elettorale come quello di qualche mese fa fa fatica anche il PD a riprendersi. Si apre una stagione congressuale, io credo, si confronteranno i candidati, faremo le nostre scelte. Per quello che mi riguarda è mancata in questi mesi una valutazione autocritica seria. Detto con molta franchezza, non... se perdi la metà dei voti non puoi... Non puoi fare un dibattito andandotene sulle nuvole, per quale diavolo di motivo si perde in tre anni in metà dell'elettorato. Ovviamente io ho le mie risposte, potrei fare un elenco di mezz'ora delle scelte sbagliate che sono state fatte, a cominciare con quelle relative al mondo della scuola. In Campania per esempio stiamo recuperando un rapporto straordinario con tutto il mondo della scuola, il progetto Scuola Viva. Ma a livello nazionale abbiamo fatto un disastro e ancora nessuno ha chiesto scusa al mondo della scuola. Pubblica amministrazione, cose sciagurate che abbiamo fatto. Codice degli appalti, abbiamo paralizzato l'Italia con un codice degli appalti che è per tanti versi demenziale. Rapporto con la giustizia e innovazione giudiziaria. Noi dobbiamo difendere con i denti l'autonomia della magistratura, ma dobbiamo anche mettere in condizione chi vuole amministrare e chi vuole decidere di farlo senza rovinarsi la vita. E poi il grande tema della sicurezza, su cui ancora oggi il partito non dice una parola, è per me una cosa sconvolgente. Siccome sono vent'anni che io mi batto, io considero la sicurezza il bisogno umano primario oggi. Minniti ha fatto delle iniziative interessanti in relazione ai migranti. Ma il tema vero è che noi abbiamo nelle aree urbane in modo particolare la gente che ha paura. E quando la gente ha paura se ne infischia degli ideologismi. Vuole sicurezza. Per quello che mi riguarda questo è un tema che rimane aperto e su cui bisogna fare delle scelte importanti. E poi l'altro grande tema, il lavoro. Noi stiamo lavorando per un piano per il lavoro per la Campania. Un partito democratico avrebbe dovuto assumere questo tema come il tema principale della sua proposta politica per il Sud. E invece dormono in piedi, questa è la verità, quindi abbiamo deciso di andare avanti. Allora su tutti questi temi bisogna riflettere, al di là dei candidati, il dibattito interno, e poi bisogna cambiare il linguaggio. Io vedo anche giovani generazioni che parlano come novantenni. È una cosa impossibile. Io, che sono del mestiere, faccio fatica ad ascoltarli per più di due minuti quando parlano per televisione. Mi immagino un cristiano normale. Allora, vede, c'è veramente tanto da fare e da cambiare per recuperare credibilità e stima da parte degli elettori. E ce n'è bisogno. Perché abbiamo parlato dei limiti del PD e dei governi precedenti, io parlo in maniera brutalmente chiara. Ma quelli che stanno al governo oggi vanno al di là dell'immaginabile, al di là dell'immaginabile. Lei se la sentirebbe di portare avanti queste sue stanze aggiungendosi ai candidati per la segreteria del Partito Democratico? Secondo lei... Ma ho tanto di quei guai da affrontare qui in campagna, mi metto pure st'altri guai addosso. No, no, faccia, facciamoli. Facciamoli camminare, correre, impegnare e soprattutto cominciamo a guardare in faccia la realtà e cominciamo a parlare chiaro, non un linguaggio di ideologismi stanchi. Il linguaggio del PD, in generale, è come l'aramaico antico: ripeto, sarà una mia sensazione o perché io ho l'abitudine di parlare in maniera brutalmente chiara. No? Allora, c'è bisogno di questo perché questo governo sinceramente è al di là del bene e del male. Ricordate voi tutte le promesse di anni fa, ma anche di mesi fa. Oggi tutto il contrario. Cioè la politica è diventato il campo della totale incoerenza. Nella totale incoerenza. Onestà, onestà, trallallà. Poi apprendiamo che Casalino si mette in tasca 170.000 mila euro l'ordi al mese. Casalino. Ha detto sta, onestà, onestà. No TAP, bloccheremo no, il gasdotto che viene all'Azerbaijan, tre mesi, e lo hanno approvato. No TAP, faranno un po' di manfrina e si farà pure l'alta velocità. Ho letto stamattina che hanno approvato anche eh, un impianto che fanno gli americani in Sicilia, un mega radar. Che per anni ci hanno raccontato essere l'inferno e lo stanno facendo tranquillamente. Onestà, onestà, condono fiscale, condono edilizio, cioè approvano un condono per ischia che è una totale idiozia: nel senso che non solo non farà fare nulla, ma che sgancia la possibilità di sanatoria dalla verifica idrogeologica e sismica. Ma siamo alla pazzia totale. Allora, come vede, abbiamo tante cose da rimproverare a quelli che hanno governato fino ad oggi. Ma se è questo il rinnovamento, facciamo, facciamo meglio a tornare indietro.